nuovo video terminati con la mia scatolona tutta molto cagnolina. Quindi vi apro, aspettate, faccio così. Abbiamo LC1 della Nestlé, vitamina B6 che aiuta a ridurre la stanchezza e la fatica. È buonissimo, poi l'ho preso a molti frutti che mi piace tantissimo e ha il solito sapore, se vi ricordate, dei fruttolo agli agrumi. Avete presente? Il solito sapore, so che è davvero. Poi abbiamo finito 20 salviette mani della Sofidea, comprata alla Ipersep. Campagnolo, ne vediamo quanto ne ormai indovinate, ecco, indovinate, stoppate il video, indovinate quanti pacchetti di campagnolo ci sono qui dentro. Avete scritto? Posso? Ok. Una, due, 3, 4, 5, non dico altro. Poi, parlando sempre di yogurt da bere, abbiamo il Premium latte fermentato con principi attivi bianco. Questo è reperito al supermercato d'oro. Poi Bontanova White Drink, reperito o alla Lidl o al Penny Market. Qui sono sempre simili. Poi Premium nettare di pesca, succhi di frutta, Premium sempre marca del d'oro. E ho finito i succhi di frutta, anche quelli della Carrefour, però non so qua per la burocrazia. Altre salviettine della Mr. Clean 1000 usi aloe vera, preferite dalla Tigotà, da 20 con la borsetta. Salviettine intime quando è con acqua di rosa di medico d'estate, sempre riperite da Tigotà. Poi questo non l'ho finito, ma lo sto utilizzando, l'aloe cryogel cellulite, mi piace moltissimo. Tutti i prodotti corpo alla linea aloe per l'equilibrio mi piace moltissimo. Viso non lo so, devo provare. Questo l'ho avuto perché è scaduto, ma non mi è piaciuto, infatti è provenzale, quindi proprio io e provenzale non andiamo molto d'accordo. Ho fatto un video anche su tutti i prodotti da provenzale che io detesto. Provenzale bio, dermogel biologico lentivo all'aloe, non mi è piaciuto perché secca la pelle, fa quella patina addosso orribile, non mi è piaciuto. Al mio fidanzato sì, però a me no. L'ho avuto perché è scaduto. Gambe leggere gel, l'ho ricomprato, questo qua è già il secondo tubetto che finisco, come ho detto per il tipo di gambe sono moltissimo. Gambe leggere gel per i capillari, per la tensione idrica, gambe gonfie, gambe pesanti, gambe stanche, lo uso la sera, è fantastico. Poi ho finito la mia acqua termale Aven, questa già sarà già la quarta, quinta che compro, ne ho comprato un'altra. Per il prezzo e per quanto vale, io lo consiglio tantissimo, la trovate in farmacia a 9,90€. Tante volte anche il formato da viaggio, utilissimo per metterlo in borsetta. Poi ho finito il gel disinfettante con arnica bio SOS mani pulite della Yves Rocher, mi piace moltissimo. È un po' caro perché la confezione è molto piccolina, però io ve lo consiglio perché non ha
il sapore del disinfettante, quello della mucchina, tipo, però questa ha un ottimo sapore, un ottimo profumo e pulisce davvero le mani. Da Yves Rocher, sempre Yves Rocher, latte idratante rassodante, piaciuto per l'idratante, rassodante no, come idratante sì, rassodante non ho visto grandi risultati. Io faccio attività fisica, mi muovo spesso, mangio bene, quindi poi dipende uno dalla pelle, io ho una pelle problematica di mio, però quello è 2 in 1, sia idratante che rassodante. Se vi interessa, ha un prezzo medio, non tanto low cost. Poi ho finito i cotoneve fiocchi di purezza che l'avevo preso a LibreShop, gli scherzi di cotone che io uso con il bifagico. Ho finito le cingomme di Tiger, quelle da 1 euro che ci hanno una marea, sono cingommoni giganti, a me sono piaciute. Poi ho finito la maschera idratante della Aven, era un campioncino che mi aveva dato la farmacista che adoro, e tutto quello che ho prodotto alla Aven mi piace. Io spenderei solo in Aven, che ha preso molto anche il gel, quello detergente, non so, moltissimo. Infatti viene venduto in bel barattolone, costicchia. Poi ho finito della Delidea contorno occhi, borse, occhiaie, è quello che è un pochino colorato, camuffava perché aveva un po' di colore, però non ho visto risultati, mi sembra di sgonfiare o di illuminare l'occhiaia, no, non credo lo riprenderò. Avevo testato tutta la linea dell'idea, praticamente skin care, tranne forse detergente viso, avevo preso creme, crema viso, crema contorno occhi, siero, esfoliante viso. C'è solo un prodotto che mi è piaciuto moltissimo, come la crema viso, che mi piace molto, l'olio d'argan, l'olio puro di argan è piaciuto moltissimo. Questa crema gel intensiva della cellulite della Delidea Bio fa l'effetto fresco, però non ho visto grandi risultati. Se volete una crema che vi lasci fresche per massaggiare bene la parte, sì, una crema che dà risultati. Ultimo prodotto, il campioncino della crema della linea Serum Vegetal di Brochet, questo qui che ho finito. Ho provato sia la crema giorno, crema notte e siero di questa linea qui. Il campioncino mi sono piaciuti. Ultimo prodotto, Be Yourself Everyday Perla, che sono i fazzolettini fatti sempre da Tigotà con le frasi inspirational. Ciao a tutti, piccola aggiunta al video precedente, perché ho finito altri prodotti facendo docce, visto che fa caldissimo, non sono tantissimo, non sono sempre lavare, ho finito altri prodottini. Una scatola magica, magica. Ho finito un altro pacchetto di campagna che adesso ho preso. Devo cambiare, mi sono rimessa un po' a regime dietro. Ho preso la campagnola per quelle misure. Sì. Purtroppo sì. Ho finito, come prodotto da bagno, ho finito questo shampoo purificante della Yves Rocher, mi piace tantissimo. Shampoo purificante capelli grassi, estratto di ortica, senza silicone, senza coloranti, senza parabeni, da 300 ml.
buonissimo, addirittura più di quello per i capelli grassi. Perché mi vengono i baby hair? Non lo so, non tengo mai sciolti con questo capo, però lo faccio asciugare perché il fondo per carità. Poi ho finito questo per il cap, gommaggio intensivo della Delidea, gommaggio corpo intensivo, ha un'azione scrabante, è specifico per le pelli quelle problematiche, è levigante, attivante, è uno scrub intensivo al peperosa e lime, ha una profumazione troppo forte, però come scrub scrubba molto. Poi Delidea sapete che è un marchio bio, anche per chi come me è allergica al nickel è particolarmente indicata, e questa la trovo d'attività a un costo medio. Poi ho finito con l'Oreal Paris Sun's Cream, che è quello che vi danno nella confezione della tinta, il balsamo, quello prolungatore del colore. L'ho finito. Io questi veramente devo scovare il vero balsamo, la confezione intera del balsamo. E niente, questi erano gli altri prodotti finiti che adesso andrò a buttare. La scatola è nuovamente finita e vi lascio al resto del video. Ciao! Ecco qua la scatolina è vuota, abbiamo finito i prodotti finiti, battutone oggi, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commentino con cosa avete finito voi i prodotti, che sono molto molto curiosa, lasciate un like per supportare questo canale e passate un bella fine estate, belle giornate, belle serate, allegria e spensieratezza. Iscrivetevi al canale perché mi fa molto piacere. Lasciate commentini, mettete like, seguitemi sui social, non ve lo dico più. Mando un grosso bacio, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.